Framodestino era molto contento quella sera. Il superiore lo aveva spedito a San Giovanni Rotondo per caricare alcuni marmi da utilizzare a Pietrelcina, visto che erano avanzati nella costruzione della chiesa. Stava andando da Padre Pio, lo avrebbe salutato e il giorno dopo avrebbe assistito alla sua messa. Appena lo vide, come al solito, Padre Pio fu affettuoso, lo abbracciò, ma poi gli disse subito: «Riparti immediatamente». Framodestino ci rimase un po' male, ma Padre Pio, guardandolo con affetto, gli disse: «Domani è la festa della Madonnella nostra». Pace e bene a tutti. La festa della Madonnella nostra era veramente importante per Padre Pio. Molto spesso, quando i pietrelcinesi andavano a salutarlo, gli raccomandava di fare una preghiera davanti all'immagine della Madonna della Libera, quella Madonna che lui aveva pregato sin da piccolino. I pietrelcinesi hanno sempre sperimentato in maniera benefica la presenza della Madonna, in particolare però nel 1854, quando l'epidemia di colera che aveva colpito la Campania si diffuse anche a Pietrelcina. Dopo molti decessi, il 3 dicembre, con una processione penitenziale, fu invocata l'intercessione di Maria Santissima della Libera. E la speranza e la fede in lei riposte non furono deluse. Il miracolo fu evidente, perché da quel giorno le morti per il colera cessarono drasticamente. E vorrei ricordare un gesto molto significativo per noi pietrelcinesi, fatto da Papa Francesco, quando è venuto in visita a Pietrelcina il 17 marzo del 2018. In quell'occasione anche lui ha donato una corona del rosario all'effigie sacra di Maria Santissima della Libera. Nella sua stanza Padre Pio aveva un'immagine della Madonna della Libera alla quale era molto legato, ma al piedi del letto c'era anche un grande quadro che raffigurava la Madonna della Purità. Ascoltiamo insieme la storia di questo quadro che fu portato in dono a Padre Pio dopo un episodio piuttosto particolare. Un giorno, un figlio spirituale del Padre Pio, passeggiando per le strade di Milano, nota questo quadro nella vetrina di un negozio. Entra e chiede al proprietario il prezzo, perché dice: «Voglio regalarlo a Padre Pio». Il proprietario del negozio gli dice la cifra, 200.000 lire, che lui però quel giorno non aveva, quindi promette all'antiquario di tornare il giorno successivo. La notte però accade un fatto particolare. L'antiquario fa un sogno in cui Padre Pio gli dice: «Quel quadro l'hai acquistato a 5.000 lire e vuoi rivenderlo a 200. Quando il giorno dopo il figlio spirituale del padre ritorna nel negozio, il proprietario gli dice a quel punto che il quadro non vuole venderlo più, perché personalmente vuole recarsi a San Giovanni Rotondo e donarlo a Padre Pio. Pochi giorni dopo arriva a San Giovanni e quando consegna il quadro al frate, questi si inginocchia e dice: «Mammina mia, grazie per avermelo portato». Quel quadro ancora oggi è appeso nella cella del frate ai piedi del suo letto. La sua devozione per la Madonna di Pompei era molto forte, tanto che spesso chiedeva alle figlie spirituali di fare più volte, fino a 3 volte, la novena alla Madonna di Pompei. Una volta confidò a Padre Eusebio che proprio a questa Madonna si era rivolto nei momenti della sua malattia, pregandola per una intenzione particolare. Lui voleva avvicinarsi a Dio e quindi chiedeva la morte, non perché rifiutasse ovviamente la vita, ma perché voleva finalmente godere nel regno dei cieli,
lo splendore della presenza del Signore. Purtroppo, dice Padre Pio con una certa malinconia, la Madonna questa sua preghiera non l'ha ascoltata. La devozione di Padre Pio nei confronti della Madonna del Rosario è conosciuta da tutti. Era il 19 settembre del 1968, pochi giorni prima della morte del frate, quando un figlio spirituale gli consegna un mazzo di rose rosse. Lui delicatamente estrae una rosa da questo mazzo e chiede al figlio spirituale che stava per recarsi a Napoli di depositare questa rosa ai piedi della Madonna del Rosario di Pompei. Padre Pio di lì a poco sarebbe morto. Ancora oggi, andando a Pompei, possiamo vedere la rosa che Padre Pio ha inviato quel giorno al santuario. Quando si attribuivano dei miracoli a Padre Pio, lui diceva spesso: andate a ringraziare la Madonna. Una volta arrivò una persona da Milano per invocare Padre Pio e chiedere a lui una grazia, e Padre Pio rispose: ma sarebbe bastata un'Ave Maria, non c'era bisogno di fare questo viaggio. Le sue preghiere sono legate molto all'icona della Madonna delle Grazie, che è custodita dal 1540 nel nostro convento dei Frati Cappuccini a San Giovanni Rotondo. Questa icona della Madonna delle Grazie ha tutta una sua storia molto particolare. Nella storia recente, il quadro della Madonna delle Grazie è stato oggetto di una dura disputa tra il popolo di San Giovanni Rotondo e le autorità del nuovo governo piemontese. Infatti, con la chiusura del convento, a seguito delle leggi eversive del 1866, il quadro fu spogliato della lamina d'argento che lo ricopriva e venne custodito nella chiesa di San Nicola, perché il convento, disabitato e lontano dal paese, poteva essere preda di furti e devastazioni. Visto che era di ottima fattura, doveva essere custodito nei musei del regno, ma la ferma opposizione del popolo ottenne che restasse in paese, fin quando, al ritorno dei frati cappuccini, tornò nella loro antica chiesetta del 1540. Agli inizi di agosto del 1959 arriva pellegrina a San Giovanni Rotondo la Madonna di Fatima. Padre Pio purtroppo non può partecipare a tutte le celebrazioni perché non sta bene in salute. Al termine delle celebrazioni, Padre Pio riesce a pregare davanti alla Madonna di Fatima prima che poi riprenda il suo viaggio per l'Italia, e poi accade qualche cosa di particolare. Ascoltiamo quello che ci dice Padre Agostino nel suo diario. Padre Pio si sente completamente guarito. Dal 21 scorso confessa uomini e donne. Egli attribuisce la guarigione alla grazia che ha chiesto alla Madonna di Fatima quando venne qui il 5 scorso. Mentre l'elicottero con la sacra statua della Madonna faceva i giri sul convento per poi partire, Padre Pio disse alla Mamma Celeste col suo cuore ardente di amore: «Mammina mia, da quando sei venuta in Italia ho sofferto nell'inerzia per la malattia. Ora te ne vai e non mi dici nulla?» In quel momento il padre sentì come una forza misteriosa nel suo corpo e disse ai confratelli: «Sono guarito». Nel frattempo un giornale di Foggia aveva pubblicato un articolo dicendo con un lamento come mai la Madonna di Fatima era andata a San Giovanni Rotondo e non al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo. Trovandosi il padre Pio nella mia stanza con un confratello, riferì la notizia al padre, che nella sua semplicità puerile esclamò: «La Madonna è venuta qui perché voleva guarire Padre Pio». Oggi abbiamo fatto un piccolo itinerario all'interno della devozione mariana di Padre Pio, richiamando alcuni dei santuari, alcune delle immagini che più gli erano care.
Potremmo aggiungere senz'altro a tutti questi ricordi la sua grande devozione per la Madonna di Loreto e tante altre devozioni per la Madonna, come anche quella per la Madonna dei Sette Veli di Foggia. La devozione per i santuari dei nostri luoghi, dei nostri territori, non è semplicemente un qualche cosa che ci vuole aiutare nella vita cristiana. Deve diventare un motivo del nostro servizio ecclesiale. La Sacra Scrittura parla spesso dell'amore per il Tempio di Dio e dell'impegno che il credente ha per i luoghi dove il Signore si manifesta. Ovviamente l'immagine deve rimandare a qualcos'altro. Padre Pio ha sempre detto: tutto ho imparato dalla Madonna. Che la Madonna sia la maestra e la guida del nostro amare Cristo, sia la guida della nostra vita ecclesiale, sia l'ispirazione dei nostri sentimenti e soprattutto ci aiuti a custodire la nostra famiglia con quell'amore con la quale lei ha custodito la famiglia di Nazareth. Pace e bene a tutti.